Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su Beer Factory Prologo. Allora ragazzi, quest'oggi ci proviamo il prologo di questo nuovo simulatore barra gestionale in cui dovremo per l'appunto gestire la nostra fabbricozza di birra. Quindi ce lo proviamo subito, io non l'ho ancora provato. Allora, in modalità normale giochi l'esperienza di gioco come è stata progettata. Francis è presente, chi cacchio è Francis? Non lo so. In modalità pacifica, in modalità anzi solo una volta, vabbè, vediamo chi caspita e facciamo difficoltà assolutamente normale. Ragazzi, prologo lo potete, ce la posso fare a parlare, scusate, lo potete trovare su Steam e quindi lo potete provare anche voi per l'appunto gratuitamente, poi vedremo ovviamente il prezzo e tutto quanto quando il gioco uscirà, diciamo in versione definitiva, però può essere carino come gestionale, come simulatore, quindi vediamo ovviamente come è stato realizzato e come sapete. Insomma, tutti questi giochi bisogna sempre capire un po' com'è poi alla fine la giocabilità, la longevità e tutte queste cose, a parte insomma il discorso tecnico, che bene o male hanno tutti un po' la stessa qualità, ecco, questo tipo di giochi sono sempre molto simili nella veste grafica, nella qualità tecnica, insomma non è che ci siano molte differenze. Allora con alt sinistro vediamo gli oggetti intorno a me, va bene, chi è? Diga. Allora, di questa vecchia fabbrica rientra il nostro budget, va bene, dovremmo rilacciare l'elettricità, dobbiamo ripulire la fabbrica, ok, qua la stessa cosa insomma di tutti i vari simulatori simile a questo di bar, ristoranti eccetera eccetera, prima di iniziare il lavoro vero e proprio dobbiamo ovviamente ripulire il casino che c'è all'interno, va bene, la fabbrica è stata occupata abusivamente addirittura, va bene. Chiudi, ok, siamo qua, va bene. Allora, come ottimizzazione comunque non è male, nel senso che il gioco come vedete è molto molto fluido, lo sto giocando tutto su epico, quindi vabbè, non ha ovviamente chissà quale qualità grafica, già che è stato ottimizzato bene comunque non è male. Allora, quindi con alt vediamo gli oggetti, molto figo il fatto che possiamo utilizzare il carrello elevatore, probabilmente non adesso, no, infatti non me lo fa usare, me lo farà usare dopo. Allora, qua posso rimuovere, sì, possiamo rimuovere i rifiuti, resetta e lanciamo, dove lo devo buttare? Qua, là, olè. Qua è un po' tipo nuovo record, ok, qua è molto simile a Gas Station, perché anche su Gas Station dovevi lanciare i rifiuti e ti dava punti, insomma, da più li lanciavi lontano. Ok, sblocchiamo la porta dell'ufficiozzo, va bene, ammazza e zozzeria che c'è qua dentro. Ok, qua c'è di tutto e di più, è tutto da ripulire, va bene. Preparati un caffè, va bene, permette di fare uno sprint. Ok, iniziamo intanto a preparare il caffè, qua c'è una marea. Che cacchio? Ah, ok, madonna, è partita la musica e sono cagato sotto, ho sentito un suono stranissimo. Va bene, prepariamo un caffè. Ah, devo pure pagare. Ma scusa, sono nel mio ufficio, devo pagare. Vabbè, facciamoci sto caffè. Caruccia, la macchinetta del caffè è molto molto carina. Ok, bevi il caffè, va bene. Quindi beviamo il nostro cafferozzo, tac, e ok. Come detto, può essere carino il discorso poi di gestire, bisognerà vedere naturalmente come è realizzato tutta la nostra fabbrica, quindi l'aspetto economico eccetera, potrebbe essere interessante come cosa, quindi speriamo che l'abbiano realizzato bene. Allora, questa è la scatola di fusibili e ne manca uno, perché mi dice trova il fusibile e afferralo, afferra il fusibile, ok, l'abbiamo afferrato, no, ho sbagliato sempre direzione, devo andare di qua, ok, boh. Buttalo dentro, perfetto. Ok, fusibile messo. Chi cacchio è questo? Sono il vero proprietario di questo posto? What? Ma che è un boss di fine livello? Scaccia il vagabondo lanciandogli contro degli oggetti. Ma poveraccio, zio, mo te tiro. Aspetta, scusami, giovane. Giovane, top. La madonna, chi sei? Naruto, ma che è questo? Un ninja, ma non posso semplicemente pigliarlo a legnate? No, pigliati questo. L'ho preso, madonna, gli ho tolto via metà vita con un sacco della monnezza. Ma ronnate sfondo. Vattene via dalla mia fabbrica, lurido. Ammazza come schiva, oh. Ma chi è questo? Veramente ninja. Ma te ne... Eh? Che cacchio è successo? Ma è esploso? Cioè, ma questo è veramente un ninja, ragazzi. Ma chi cacchio è sto tizio? Chi cacchio è? Ma ora mo piglio la scala, voglio vedere se me la eviti questa. Ti è morto. Che cacchio.
Ok, tenere Anna, che è sto coso? Ah, ok, ricevuto un nuovo elemento e messo a punto. Propano. Ah, raccogliamo il propano. Ma il tizio qua... Senti, tenere Anna, mo t'arriva un calcio in culo che ti faccio volare fuori dalla porta. Te ne vuoi andare? Oh, la vattin. Ah no, ok, è diventato trasparente adesso, va bene. Trova la prima forca. Oh, dai che ci fa usare la forca. Ma qua non devo ripulire. Ma la prima forca? Cosa? What? Ah, ok. Assembra... Ah, ok, perché devo metterla qua, non ce l'aveva. Ah, è vero, non aveva le forche. Va bene, quindi una l'abbiamo messa, dobbiamo mettere quella. Ma non posso aprire qua sta porta che mi verrebbe decisamente più comoda. Oh, apro il cancello, dai. Oh, là, perfetto. Così almeno possiamo buttare via... Ah no, questa è la roba di stoccaggio, mi sa che dovremmo poi montarla. Vabbè, dai, allora, adesso montiamo intanto la forca. Molto caruccio, fino adesso mi sta piacendo, dai, è molto carino. Prendi la spazzatura e gettala nel bidone. Ok, qui dovrò prendere, credo, tutta la spazzatura. Penso di sì, ma la spazzatura intende quella che... No, questi sono sacchi, penso che mi serviranno, immagino, no? Penso proprio di sì. Mannaggia che cacchio di tiro. E vabbè però, anch'io. Senti, va, fai così, ok. Fai così, dove l'ho buttata non lo so, ok. Mazza, ma quanta monnezza che c'è però. Ho capito tutto, ma porca miseria. È tutta sta roba per terra. Ah, posso far così. Oh, là, perfetto. Dai che diamo un po' una ripulita a sto posto che fa veramente schifo, tiè. Ok, va bene, allora il resto della spazzatura è tutto di qua. Qua mi dice però di prendere la spazzatura da qua. Ah no, ok, acquista una scopa nel negozio attrezzi. Ah, ok, possiamo, mi sa, velocizzare. Acquista. Va bene, scopa sbloccato. Ok, abbiamo la scopa. Va bene, sì, esci da qua. Prendi la scopa all'interno della fabbrica. Sì, ok, grazie, fammela prendere. Molto gentile, molto gentile. Ok, piglia la scopa. Oh là, così posso ripulire, credo, tutto sto schifo. Ah, proprio così? È caruccio, dai. Non è male, non è male. Cioè, dobbiamo effettivamente sistemare tutto. Banco di attrezzi disponibile, posso pulire qua? No, per sta macchia qua mi sa che mi ci vorrà qualcosa di più. Va bene, devo acquistare un banco degli attrezzi. Sì, come la lascio la scopa? Scusi, no? Vorrei lasciare la scopa, come faccio? Ah, ok, forse col 2, no, ok, ricliccando sull'1 me la toglie. Va bene, allora usa computer, acquista il banco degli attrezzi. Ok, qua abbiamo il nostro banco degli attrezzi. Sì, si può saltare sta cosa, vabbè, ok, dai, ce l'ha fatta. Allora, equipaggio con la tua nuova cassetta degli attrezzi. Senti, mi tiri via un po' di monnezza, vai il lancio da pro, mamma mia, ma non mi dice i metri però, non vale, buggato, ma mannaggia. Va bene, riempi la cassetta degli attrezzi, ok, avvita tutti i bulloni, ma di che? Nuova scheda disponibile, ma non vi aiuta, ah, qua? Devo avvitare, ah, ok, costruisci il supporto, figo sta cosa, ok, non me l'aspettavo. Cioè dobbiamo tenere premuto sul bullone e lui avvita, molto caruccio. Molto molto caruccio, un po' alla House Flipper, mi piace questa cosa. Sì, posso... esci un attimo da qua, ok, perché li devo fare tutti, mi sa, sì, esatto. Esattamente, dobbiamo avvitare tutti i bulloni. Dobbiamo preparare, penso, per qualche supporto che poi ci permetterà, mi sa, di distorare i sacchi, queste robe qua, insomma. Va bene, però qua mi è uscito in automatico dalla visuale. Non vorrei che quell'altro l'ho avvitato male. Vabbè, dopo vediamo un attimino. Sì, io posso anche ruotare, però come un pirla, effettivamente. Perché qua mi è uscito... Ah, me ne mancava uno qua. Ok, perfetto. Oh, benissimo così, quindi avvita, ottimo. Beh, non è assolutamente male, fino adesso, ragazzi, mi sta garbando, molto caruccio. Come detto, bisognerà capire tutta la parte gestionale ed economica, che è un po' l'aspetto più importante. Va bene, tirami via questo, quindi qua abbiamo i supporti che dobbiamo... mettere su, perfetto, così creiamo insomma la nostra scaffalatura dove poi potremo andare a storare il tutto. Ok, buona, perfetto. La piastra di raffreddamento, dove sta? Ok, trova la piastra di raffreddamento, questa, no, non ho idea di dove stia, non ho la più pallida idea di dove stia. Senti, nel frattempo posso, ecco, rimuovi questi rifiuti, grazie. Intanto buttiamo via un po' di monnezza, altro tiro da pro, guarda lì.
Sbem, mamma mia. Mamma mia, sto facendo di quei tiri, ragazzi. Ole, vai. Boom. Ormai ore e ore passate su Gas Station a fare sta cosa, giustamente. Mi sono allenato. Mazza, oh, non ne sbaglio uno. Va bene. Ah, la piastra mi sa che è di qua. No, mi indica... Ah, è questa, che scemo. Ce l'avevo davanti, è grossa come una casa, non l'avevo vista. Ok, vai che abbiamo questa. No, questo è il secondo supporto, infatti... scusa, aspetta, fermati. Ok, si è rimessa qua. Ma non posso metterlo sopra questo intanto? Forse... Ah, ma vaffan bagno. Ho capito, ma me la potevi prendere prima, porca miseria. Vabbè, vabbè. Allora, aumenta la reputazione della fabbrica a livello 2. Sì, non so come io debba fare. Forse devo ripulire qualcosina. Magari devo iniziare anche a ripulire la fabbrica. Mamma mia, però che tiri che sto facendo. Mamma mia che tiri. Qua mi ha messo un sacco di roba. Ah, quindi dovrò, penso, montare tutte queste cose qua poi, no? Immagino di sì. Allora, dammi un attimo, scusami. Ecco, dammi un attimo la scopa. Intanto puliamo qua. Tanto vabbè, penso che anche facendo le pulizie andrò a level uppare. Ok, sì, esatto, mi dà 3 punti e l'abbiamo per l'appunto sbloccato. Ottimo. Nuova estensione della fabbrica è disponibile. Buone notizie, hai trovato delle sovvenzioni per la tua fabbrica e riceverai un trasferimento. Ok. Con questa mantita dovresti essere in grado di evitare la separazione della fabbrica e rinnovare la macchina sul retro. Sì, la traduzione è un po' così, ma ok. Se ti occorre più denaro, va bene. Sì, posso, penso, fare prestiti. Ok. Va bene, grazie capo, grazie capo. Acquista una nuova estensione per la tua fabbrica. Ok, tirami via lo scopone qua. E sì, devo ancora ripulire un po' il tutto, perché c'è ancora una marea di monnezza. Ma piano piano lo faremo, ma più che altro adesso... Un po' troppo alto forse, sì, decisamente troppo alto, vabbè, fa niente, dopo lo butto. Ok, allora facciamo così. Ah, non posso sprintare se non ho il caffè, mi sa, perché sto premendo shift ma non mi fa sprintare, quindi credo che io debba bere il caffè per poter andare più veloce. Anche questa è una cosa comunque carina, ci sta, direi, ci sta assolutamente. Bevi tu caffèuccio intanto, vediamo se è giusta la mia teoria. Allora, adesso c'ho il caffè e infatti adesso mi fa sprintare. Sì, esatto, esatto. Per cui se non bevete il caffè, mazza, c'ho una mira di cacca. Vabbè, se non bevete il caffè non vi fa usare lo shift fondamentalmente. Allora, devo acquistare quindi una nuova estensione per la fabbrica. Ma l'acquisto di qua o... no, di qua mi sa di no. Qua sono gli investitori, quindi quelli che ci prestano soldi, insomma, per fare i prestiti. Da 1000, da 75 e da... 25.000, va bene. Per il resto no, birrificio è ancora bloccato, quindi quindi direi di no. Però me lo fa fare di qua. E allora da dove, scusami? Birrificio, ah, aggiornamenti, che pirla. Impresa di costruzione. Ah, ok, perché qua sotto avevo le cose che posso mettere. Va bene, va bene. Allora, quindi sala macchine, fornisce l'accesso alla prima estensione. Vabbè, solo $100, ok. Frantumatore per cereali disponibile. Ok, sblocco il frantumatore per cereali. Ma l'ho sbloccato? Ma scusa, ma non l'ho sbloccato? Sì, l'ho appena fatto. L'accesso alla prima estensione. Ah, forse perché devo andare a farlo fisicamente. Però mi dice di farlo di qua. Non sto capendo, sinceramente. Allora, mercato. Qua possiamo prendere i pallet. La struttura di stoccaggio, ok. E qua direi nulla. Allora, qua non ci fa fare niente. Ma aggiornamenti, cosa ho di altro che posso fare? Questo no. Macchine, ah, da qua, ok. 7500 il frantumatore di cereali. Eccolo qua, ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. E scusate ragazzi, ma lo sto provando con voi, per la prima volta. Quindi devo spippolarlo al momento, perché ancora non l'avevo fatto. Accetta il contratto, va bene. Contratto, eccoli qua. Allora, Beer Distributor LLC. Ok, subappalto, raffina 30 sacchi di malto grezzo. Figo. Ok, nuove risorse disponibili sul mercato. Ordina un pallet di sacchi di malto. Ok, quindi vediamo un attimino dov'è, consegna. Eccolo qua, sacco di malto grezzo. Ma quantità... quanti ne devo fare che non mi ricordo. Aspetta, il contratto com'è che era? 30 sacchi. Ok, quindi facciamoci portare 30 sacchi. Spero che sia giusto, non credo che sia un pallet. Credo che siano così 30 sacchi. Spero non 30 pallet, immagino.
Ok, quantità 30, 1202, va bene, ordine. No, credo che sia uno solo che devo fare, vediamo se così me lo dà. Sì, ok, mi sa di sì, mi sa di sì. Ok, apri il portellone. Sì, avevo ordinato 30 pallet addirittura, ok. Apri il no, vabbè, ma devo... Cos'è che devo fare? Apri il portellone posteriore. Ah, ok, perché stava arrivando, infatti. Ma abbiamo anche la macchina che possiamo guidare? Seriamente? No, questa è ferma qua, non so chi sia questo. Vabbè, dobbiamo scaricare innanzitutto. Va bene. Sì, so qua, zio, non te incazzo. Ah no, ma un sacco mi ha dato. Ma maledetto, ma mi ha dato solo un sacco. Cioè, scusami, ma la porto a mano un sacco, dai. Fighissimo. Accendi e spegni il motore. No, ma che figata. H, segnale acustico. Ma bellissimo. V, cambia telecamera. Ah, ok, qua abbiamo la visuale così, qua così. E questa è quella libera. Vabbè, teniamo questa. Ok, ma non so come avviare il carrello. Abbiamo la benzina. Ok, sposta le forche in alto. Ok. Molto caruccio, però, è fatto bene, ragazzi. Con questo attiviamo le ancore. Che non so cosa voglia dire. Le alt. Ah, ok, ok, che mi ancora direttamente le cose. Ok, mi sa un po' più in alto. No, un po' più in alto ancora. Un po' più in basso, aspetta. Ok. Ok, dai che l'abbiamo preso, perfetto. Ah, ok, mi si illuminano di verde. Penso che poi me le agganci in automatico. Ah, blocca il pallet con R. Ok, ok, devo fare con R, perché sennò infatti mi stava a fan casino. Molto caruccio però, dai. Accendi il tuo nuovo frantumatore. Sì, ma io devo fare però 30 sacchi, scusami, eh. Abbi pazienza. Ci vado col muletto io, no? Tanto dovrò scaricare qua, immagino, quindi ci vado intanto con questo. Va bene, allora, questo lo lasciamo un attimo qua che capiamo cosa dobbiamo farci, cioè nel senso dove dobbiamo effettivamente scaricarlo. Per intanto andiamo ad accendere, tac, ok, sporco. Prende un sacco di risorse dal pallet. Ok, sì, ma come faccio a pulire che c'è scritto sporco? Buh. Vabbè, quindi la ferra... Ah, ok, lo possiamo mettere così. E posso metterlo così. Ok, perfetto. Quindi qua l'abbiamo fatto. Premi il tasto, rimuovi lo sporco. Sotto il frantumatore di cereali. Come faccio? Ah, così. Benissimo. La madoncina. Ok, mi tira fuori 50.000 sacchi. Aspetta, tira via sta roba che se no vorrei che si bugga tutto. Ok, era fino a un sacco di malto. Va bene, inverti il motore, aumenta. E clear funnel. Ma, ok, che devo fare? Aspetta, allora qua è tutto a posto. Ah, raffine chicchi, ok, vai. Vai, vai, processo di attesa. E allora, aspetta, no, mi sa che mi devi dare il menu d'aiuto perché mica l'ho capito. Allora, carrello elevatore, pulizia, frantumatore per cereali. Allora, ok, in grado di frantumare, va bene. Avvia la macchina, l'abbiamo fatto, abbiamo pulito. Ok, quindi abbiamo premuto questo e va bene. Ricorda di mettere il pallet vuoto davanti all'uscita. Ah, ok, ok. Qui troverai i comandi. Inversione consente di invertire la direzione del trasportatore. Ok. Pulisci imbuto, sbloccare e spingere verso l'esterno i sacchi presenti all'interno. Ah, va bene. Ok, quindi basta metterli sul nastro trasportatore. E sì, quindi a parte il pallet è giusto ciò che ho fatto. In teoria sì, devo però mettere il pallet vuoto sotto, quindi facciamo un attimo così, ok, così almeno mettiamo questo qua vuoto sotto, ok, tac, frena, sì, potevo metterlo un attimino più attaccato perché, ok, buono, e muletto è un po' difficile da guidare, nel senso che bisogna prenderci decisamente la mano, oddio, mi sto alzando io. Ok, molla, esci, perfetto, dai. Così direi che va bene. Aspetta, fammi spegnere la benzina, cioè fammi spegnere il motore perché... Ok, boh, se no spreco un fracco di benzina. Bella anche questa cosa che comunque rimanendo acceso si spegne la benzina, questa mi piace.
Ok, ah, devo tenere premuto la leva, eh? Ah, ok, eccolo qua che esce il pallet. Eccolo qua. Ok, e me l'ha messo. Me l'ha messo sopra in automatico. Per farlo carica piena di risorse raffinate nel bagaglio del pickup. Ok, ma quindi io devo caricare questo. Vediamo, se me lo prende così. Vediamo un attimo. What? Scusi. Ah, ok, meno male. Carica. Ah, no, quindi devo lasciarlo sul pallet. Devo caricare il pallet intero. Ma ci sta sul pick up? Non lo so. Vabbè, comunque questo ce l'abbiamo. Ma quindi io adesso devo prendere, mi sa, questo. Questo è sempre malto, no? Sì, credo di sì. Fammi vedere se sempre. Sì, sì, è malto. Ok, è malto, sì. Quindi devo portare tutto questo pallet direttamente qua. E per l'appunto farlo andare a raffinare. Qua possiamo aumentare la velocità. E qua, premendo questo, credo possiamo pulire. What? Ah no, ok, pardon. Mi sa che l'ho buttato fuori. Forse serve per quando si incastrano, penso, i sacchi, immagino. Immagino, però vediamo se effettivamente è così. Allora, vediamo se me lo raffina. Ok, vediamo appena esce il sacco sulla destra. Vediamo un attimo. Sta raffinando i chicchi. E ok, perché ne devo fare 20-30 addirittura. Vediamo un attimo. Malto schiacciato esportato. Vabbè, per adesso zero. Ma lo stiamo facendo, sta cosa? What? Ah no, fill. Fill. Ma è andato su sto sacco? Ah no, si è bloccato qua, maledetto, aspetta, porca miseria. Ok, si è bloccato male. Posso ruotarlo di là? No, perché così mi si blocca sicuramente. Scusami, ma vediamo un attimo se posso. Fammelo prendere. Ma non mi si gira però. Ma non mi si gira, mannaggia miseria. Non posso ruotarlo in qualche modo, scusa, perché poi lui non me lo mette in automatico. Però il problema è che lì poi mi si blocca. Vedi? Mi si blocca su, si bugga malissimo. No, ok, forse adesso sta andando. Con parecchi... No, si è bloccato. Maledetto. Dai. Allora, facciamo R, resetta la rotazione. Ho capito, ma... porcaccia boia. Ok, questo me lo risputa fuori. Sì, però se non me lo fai girare... Maledetto lurido, capisci che diventa un problema. Forse così riusciamo a farlo girare un zichinin. Ok, sì, forse dai, non ti buggare. Oh, ce l'ha fatta, perfetto. Allora, aumenta la speed qua. Dai, veloce questa speed. Forza e coraggio, su, ok. Allora, adesso in teoria dovrebbe andare su. Dovrebbe essere fillato, credo, se mi va su. Se ce la fa andare su sto coso. Magari, non so, forse devo mettere più sacchi. Vediamo un attimo. No, ok, adesso è andato su, vedete? Adesso il fill è diventato verde e possiamo effettivamente andare a raffinare. Esatto, l'abbiamo fatto e questo viene fuori. Tac, e abbiamo il nostro secondo sacco raffinato. Molto caruccio, ragazzi. Devo dire che mi piace. È bello perché comunque devi insomma fare un processo abbastanza specifico. E quindi questa cosa ovviamente mi piace. Molto bello il muletto. Come detto, un po' difficile da guidare all'inizio. Però ovviamente bisogna prenderci un attimo la mano. E fa ben sperare il fatto appunto di aver visto nella schermata del computer la gestione dipendenti, una gestione economica, i contratti e tutte queste cose qua. Quindi anche questo ovviamente fa assolutamente ben sperare che insomma il gioco anche da questo punto di vista sia stato curato a dovere. Io però farei una cosa per adesso mi fermo qui con questo primissimo video di anteprima su questo prologo. Ovviamente, ragazzi, questo è un prologo, quindi non potrò farci una serie perché comunque durerà relativamente poco. Però eventualmente un secondo video di approfondimento dove magari cercheremo di andare a raffinare tutto questo bancale qua, lo posso fare più che tranquillamente, per vedere se magari sblocchiamo qualcos'altro di interessante da vedere. Quindi, come sempre, fatemi sapere qua sotto nei commenti, lasciate un sacco di like, condividete per l'appunto, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Per chi vuole dare un aiuto concreto al canale, come sempre lo può fare attraverso gli abbonamenti YouTube o il tastino grazie al di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovinotti, io vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo nel prossimo gameplay. Ciao belli!